Restiamo a parlare di politica che, per quanto riguarda queste serie di video, iniziano dal numero EC, che significa Educazione Civica 81, e che potrete trovare nel canale, e che si sviluppano con numerazione progressiva cardinale. Per cui l'argomento ultimo è quello della politica, dettato dal fatto che l'attuale contingenza è di carattere elettorale, vale a dire strettamente politica, che riguarda lo Stato, che riguarda i poteri dello Stato, nei quali la politica si dirama: il potere legislativo che produce la norma, il potere esecutivo che la fa applicare e il potere giudiziario che controlla e confronta che la realtà, gli accadimenti quotidiani e ordinari siano conformi oppure no alla norma, e quindi interviene in caso di difformità, e che si fonda, per quanto riguarda lo Stato italiano, sulla Costituzione. Ora, continuiamo a dire e ripetiamo che la nostra Costituzione, che è venuta fuori negli anni 46-47 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 48, ordina e dipana questi tre poteri. Ma lo fa appena dopo, quindi la seconda parte, che nella prima parte, nei principi fondamentali, ha parlato di politica. Quali sono le manovre politiche più evidenti? Come e dove si vede l'attività politica? Quando possiamo parlare di politica? E questo a prescindere dal dialogo quotidiano che assistiamo per via dei mezzi mediatici. Ma la politica, nella sua vera essenza, come abbiamo avuto modo di dire nei video precedenti, è altra cosa, cioè è obiettivo, determinazione degli obiettivi, scelta degli obiettivi e scelta dei mezzi con i quali raggiungere questi obiettivi. Tutto questo, tradotto in termini comportamentali, si esplica in una serie di strategie che il governo, lo Stato, gli organi dello Stato, le istituzioni dello Stato distribuiscono nella loro attività. Allora si tratta di una serie di rapporti istituzionali, di rapporti con la cittadinanza, di rapporti con il mondo circostante, che quasi solitamente ormai è l'estero. Bene, per far questo non dimentichiamo mai una cosa fondamentale, ossia che la Costituzione, che la nostra Costituzione, fatta non da noi ma da chi ci ha preceduto, è in buona sostanza un limite al potere del governo, un limite al potere dello Stato nei confronti del cittadino. Non è un'autorizzazione al potere, perché la sovranità, come prescrive la Costituzione, appartiene già di suo al popolo. Ed il popolo, questi sono i passaggi, ed il popolo, esercitando i propri poteri politici, i propri diritti politici, i propri doveri politici, vota per costituire gli organi che poi distribuiscono la propria attività. Quindi il vero responsabile di tutto è il popolo, ma è il popolo che è uscito avvantaggiato dalla Costituzione, perché la Costituzione pone dei limiti ai vari poteri, pone i limiti ai poteri legislativi, pone limiti ai poteri esecutivi, pone limiti ai poteri giudiziari, pone limiti al Presidente della Repubblica, perché ognuno di questi organi ha le proprie attribuzioni, ha le proprie funzioni, ma anche proprie sfere di competenza al di fuori delle quali non può andare. Altrimenti interviene un altro organo ancora, che si chiama Corte Costituzionale, che ripone l'operato dei vari organi all'interno dei propri dettami. Ora, chiarito questo, quando la Costituzione parla di politica, ne parla in una serie di articoli, non la definisce mai, ma ne parla in modo operativo, funzionale, innanzitutto nell'articolo 2, laddove pretende, dopo aver enunciato i diritti inviolabili, l'adempimento di doveri inderogabili, primo fra tutti quello della solidarietà politica, che in buona sostanza si esplica proprio nel far sì che tutti possano votare. Ricordiamoci che il suffragio universale, cioè che
che siano abilitati al voto tutti i maggiorenni, maschi e femmine, grande conquista del Novecento, sia effettivo. Ma mi pare ancora più interessante l'articolo 3, che tutti citano come l'articolo dell'uguaglianza. E nei miei video precedenti vi ho già detto che l'articolo della pari dignità è dopo dell'uguaglianza. L'articolo 3 fa carico alle istituzioni della Repubblica di rimuovere, di togliere, di eliminare gli ostacoli che rendano effettiva la partecipazione di tutti all'organizzazione politica. E beh, questo è un vero e proprio cambio di rotta rispetto ai secoli precedenti, che noi ci troviamo e di cui dovremmo essere grati e soprattutto di cui dovremmo essere consapevoli, cosa che francamente mi pare manchi molto. E dopo esiste tutta una sezione, la quarta della prima parte della Costituzione, che è dedicata ai rapporti politici. E dove appunto si parla di voto, si parla di partiti, si parla di attività da svolgere nei confronti dello Stato. Il pagamento delle tasse, l'adempimento dei propri doveri, la difesa della patria, eccetera. Ora, per andare a capire quali possono essere gli obiettivi politici, proprio nei giorni preelettorali si assiste a una serie di dichiarazioni programmatiche da parte di tutti coloro che si candidano nelle elezioni parlamentari e che promettono, è vero, a destra e a manca, ma che in ogni caso non fanno altro che dichiarare quali sono i propri intendimenti, i propri obiettivi da raggiungere, la propria politica. E possono essere nel campo scolastico, quale ad esempio gli indirizzi da attuare o quelli da eliminare e quindi creare un po' il futuro. Nel campo della sanità, gli ospedali e la tipologia degli ospedali, la dotazione degli ospedali, la specializzazione degli ospedali in questo o in quella regione, la previdenza sociale, quello che in buona sostanza sono le sovvenzioni e gli aiuti per coloro che sono più bisognosi, la cui identificazione poi fa parte di quell'altra parte della politica che è la scelta delle strategie e quindi dei requisiti o dei prerequisiti. E potremmo parlare anche delle scelte politiche di carattere economico, quindi di avviare una certa zona industriale, una certa attività industriale, un certo tipo di produzione, incentivi per la produzione che poi ricadono anche sulle assunzioni, incentivi sulle vendite e quindi sulla parte della distribuzione commerciale. Con questo si intreccia sia la politica fiscale, quindi deduzioni ad esempio di fiscalità, oppure anche la politica estera, quindi rapporti con le imprese concorrenti e creare oppure no una serie di barriere doganali. E anche sull'edilizia è fortissimo il peso della politica. Pensate alle sovvenzioni, immagino quella che negli ultimi anni c'è stata sul bonus del 110% o di altra percentuale che consente la ristrutturazione di alcuni edifici e via dicendo. Che cos'è quello se non una scelta politica di cui ci avvantaggiamo tutti e tutti coloro che lo richiedono e che magari sono gli stessi che parlano male della politica? Questa è una delle grandi contraddizioni che affronteremo, cioè la consapevolezza del cittadino di star facendo politica, di star avvantaggiandosi di scelte politiche e pur di criticare la politica. E questo non ci sta. Per finire con una politica di più ampio respiro, pensiamo all'Agenda 2030, dettata dall'ONU. Ci sono tutti gli obiettivi maldestramente chiamati goal che sono stati indicati e che vanno dall'eliminazione della povertà, alla cura dell'ambiente, alla ecosostenibilità, alla coraggio, alla diffusione del turismo, alla cura delle acque marine e via dicendo, che sono tutti obiettivi che a livello mondiale, perché l'ONU in buona sostanza raccoglie quasi tutti i paesi del mondo, vuole raggiungere e indica anche le strategie alle quali i vari stati membri devono attenersi per poter raggiungere. Tutto questo è scelta politica.